È tempo di lavori su diverse strade del nostro territorio. Se di recente si sono aperti i lavori per la realizzazione di una rotonda a Sant'Antonio in Castellamonte, nei giorni scorsi sono iniziate le opere relative alla costruzione di un'altra importante rotonda, attesa da tempo, ovvero quella di Busano. I lavori interessano nella fattispecie il tratto della provinciale 13 all'altezza dell'incrocio tra via Valperga e via Circonvallazione. Una zona dove il traffico è sempre molto elevato e dove l'immissione del paese è risultata purtroppo spesso teatro di incidenti stradali più o meno gravi. Il sindaco Giambattistino Chiono ha rimarcato che i lavori in realtà avrebbero dovuto iniziare già a marzo, ma visto il momento difficile si è deciso di attendere momenti migliori. Per ora, grazie all'utilizzo di New Jersey, sono state chiuse le strade di accesso all'altezza dell'incrocio, lasciando libero il transito dei mezzi lungo la provinciale. Inoltre, altre segnalazioni sono state posizionate ad inizio settimana in altri punti di Busano, in maniera da rendere regolare il traffico. Un progetto importante per garantire una maggior sicurezza. Il costo, partito con una cifra pari a 180.000 euro, è arrivato a 230.000 euro dopo gli adeguamenti.